occasione, lei che aveva così acutamente colto quel micro dettaglio, secondo me non è un compilatore o un lettore del tempo, ma è proprio la mano alfa del codice di Berlino che aggiunge incipit e explicit rectorica dantis, facendo sì che quindi la monarchia e il De Vulgari siano riconosciuti come un solo libro. E questo Mazzoni lo coglie benissimo, che si chiama rettorica perché c'è Brunetto e perché c'è l'arte di dirigere lo Stato, la monarchia, che viene interpretata nel De Vulgari Eloquentia, quindi in forma completamente nuova. Questa apertura, scusate l'autobiografismo, mi pare sia ancora, sto pensando, insomma, tentando di scriverci un libro sopra, e adesso so anche chi è il mio predecessore, cioè chi se ne è accorto, unico mi pare, dell'importanza strategica di questo piccolissimo dettaglio, rectorica dantis, che incipit e explicit. Dunque, l'età di Roberto d'Angiò, perché il grande autore che viene presentato con 88 carte prima delle due formichine dantesche, è Dionigi da Borgo Sansepolcro, con il noiosissimo, inutile, inedito, segnalo agli eventuali medio latinisti o aree affine presenti in sala, ancora inedito, Dionigi da Borgo Sansepolcro con il suo incredibile commento ai detti e fatti memorabili di Valerio Massimo, compiuto a Napoli quando Dionigi, partito da Parigi, è passato a trovare Petrarca ad Avignone, arriva a Napoli nel 1340, completa in quegli anni a Napoli il suo lavoro e probabilmente, questa è la mia ipotesi, o lui o qualcuno della sua area, realizza questo codice dove dopo Dionigi c'è il trattato di Dante che si chiama Rectorica, e cioè la monarchia De Vulgari, che quindi non è più un trattatello come voleva Pietro Bembo, e qui tra i miei punti c'era, è ovvio, lo lasciamo andare ormai, il nome di Pietro Bembo e i danni che Bembo ha fatto intorno alla dantistica, visto che per la prima volta ha pubblicato nel 1501, nudo, senza commento, dopo il Nido Beato, dopo il Landino, nudo il Dante per consegnarlo al popolo, si fa per dire, e nel 2 farà lo stesso con Petrarca, ma questa rectorica dantis è cosa ben diversa da quella grammatichetta che il trissino scopritore o soi disant tel del De Vulgari, in realtà ben noto nel 300, perché sul primo foglio del Berlinese ci sono in calce delle postille trecentesche, probabilmente dovute ai primi lettori di area, io ipotizzo, fiorentina-napoletana, il nesso tra i due era fortissimo, insomma Boccaccio veniva da Firenze e Graziolo e Bambagnoli veniva da Bologna dove aveva incominciato il suo commento. Chiudo, perché è ora di farlo, con un altro aspetto un poco tenero, userei questo strano aggettivo, ho aperto con gli operai tipografi e vorrei chiudere anch'io con questo saggio continiano, questa strana lettera da non spedire a Gianfranco Contini, da non spedire perché si scopre alla fine, Gianfranco Contini non c'è più, è scomparso, e quindi è una lettera postuma, una lettera che mi pare dimostri a Iosa quella capacità di narratività, quel desiderio di racconto che c'è sempre in Mazzoni. Raccontare al grande maestro, caro professore, ricorderà certo come in un giorno del novembre 1954, eccetera, eccetera, poi spiega alle 8:30, figurarsi, i primi giorni della settimana, che corso faceva Contini, e poi lui arriva con, come ha ricordato benissimo Marazzini, non ci eravamo parlati, ma insomma gli appunti coincidevano, perché i tratti forti di questi due libri, dottissimi, eruditi e importanti, sono anche qui, nelle pieghe della scrittura. E quello che mi pare molto tenero è che Mazzoni ha trascritto gli appunti, le postille di Barbi sull'esemplare dell'edizione 39. Ora, un'altra cosa da farsi, dato che tu hai parlato prima di Montale e insomma, dell'attenzione che porta a Montale anche Mazzoni, quindi questo Montale che chiude il convegno del 65, non so se lo chiude proprio, ma una giornata, 24 aprile parla lui e chiude con tutto il lavorio montaliano. E la cosa interessante è che anche Ezra Pound stava lavorando in quegli anni su Dante e parla a Venezia proprio quell'anno, chiusa la parentesi.
La tenerezza di queste trascrizioni delle postille di Barbi all'edizione Contini mi porta a pensare: ma si saranno parlati Montale e Contini nel 1939, quando uscivano le rime di Contini e uscivano le occasioni di Montale, così piene, così impregnate, Isella lo ha dimostrato molto dettagliatamente, di dantismi, il ramarro se scocca nella fersa, insomma, così petrose anch'esse queste occasioni. Quanto ci sarà di un lavorio sottile che in Piazza della Repubblica, quando ancora non c'erano quei padiglioni orribili che ci sono oggi, si andava dicendo, e magari c'erano Carlo Bo, Carlo Emilio Gadda, Gianfranco Contini e Eugenio Montale che, prendendo un bicchiere di vino, ragionavano sul Dante. Queste cose allora si potevano pensare. E trovo tenerissima questa trascrizione. Per esempio, il fatto che, pagina 679, a proposito di Messer Brunetto, questa pulzelletta, Barbi stia attento a dire: i sostenitori dell'attribuzione del fiore di Ser Durante all'Alighieri vi hanno voluto riconoscere, eccetera, eccetera, prendendo ovviamente le distanze Michele Barbi nei confronti dell'attribuzione al fiore, e lo fa proprio sulla edizione Contini, senza sapere ancora che tanti anni dopo Gianfranco Contini sarebbe diventato il più strenuo difensore di questa attribuzione. E infine I mani di Michele Barbi, pagina 691, proprio l'ultima pagina. E dunque, caro professore, non mi resta che chiudere questa lettera, e spiega fino a quel triste malaugurato giorno della sua scomparsa nel 1990. E chiude citando I mani di Michele Barbi che dialogavano con lei e io assumevo le funzioni di attento fedele trascrittore. Ecco, mi pare che si possa chiudere qui. Su questo gesto tenero e pietoso, nel senso proprio della pietas antica, un gesto per cui Mazzoni ripete il gesto compiuto da Barbi. Perché? Perché quel libro, come spiega in questa pagina, quel libro è tornato a casa Mazzoni, dopo che fu donato dal giovane Mazzoni nel 1954 al maestro Contini. Dunque è un libro trovato per caso da un buchinista, da Mazzoni, con dentro le postille da lui riconosciute di mano di Barbi, donato a Contini e riottenuto dalla vedova Contini, perché lui, umile e tenero copista, potesse trascrivere ancora a sua volta e commentare ulteriormente in questo fitto lavoro che, secondo me, è vero umanesimo. Credo che quello che dobbiamo dare ai ragazzi in futuro è proprio questo. Parlo dei ragazzi, degli operai, senza troppa retorica. Non credo gli operai della Olivetti, perché non sono più i tempi di Adriano Olivetti, infatti l'Olivetti è fallita, e non credo proprio che ci sia un pubblico interessato più di tanto alle schermaglie e alle battaglie di posizione. Credo che invece il nome di Dante, al di là di ogni politicizzazione degli anniversari, che oramai per buona fortuna non ha più senso, possa tornare ad essere la poesia di Dante. E queste tenere, umili, faticose postille di Mazzoni a Barbi, a Contini, ritornate a casa Mazzoni e riportate attraverso i nuovi Mazzoni a noi e attraverso gli detti Garfagnini e appunto Stefano Mazzoni, possano essere un bel segno, un piccolo faro per illuminarci in futuro. Grazie per la vostra attenzione. Sei tu. E arrivederci a quando sarà completata questa edizione. Io spero addirittura entro la fine dell'anno. Grazie a voi.